Eccoci qua, ben trovati su Nazumera, vengo Chronostones Randomizer. Siamo alle battute finali. Nello scorso video è cominciato il decimo e ultimo capitolo con il torneo Ragnarok per decretare la squadra più forte che dovrà sopravvivere e quindi dominare il mondo. Anche se poi alla fine sappiamo che tanto, anche se dovesse vincere la Raymond, non dominerebbero nulla e nessuno. Se invece dovesse vincere la squadra degli ultra evoluti, delle persone, dei ragazzini che hanno dei poteri sovrumani, beh, assisteremo a 5-6 anni di dominio assoluto, perché a quanto pare gli ultra evoluti muoiono presto, non arrivano a 20 anni, quindi o procreano o muoiono e basta. Purtroppo la prima partita è andata persa, perché il gioco ha detto devi perdere e io ho detto ok, perdiamo. Ah certo, non aveva informazioni su Fairune o Trapper che dir si voglia, perché anche lui è un ultra evoluto e non lo sapevamo e ci ha traditi. O meglio, lui non aveva i ricordi di essere un ultra evoluto, però dopo la partita gli ultra evoluti gli hanno reimpiantato i suoi ricordi e quindi ci ha lasciato e ha fatto un autogol, segnando così la fine della partita, perché a quel punto era persa. A quanto pare però questi tipi stanno sviluppando in tutta segretezza un qualcosa che possa disattivare gli effetti dell'ultra evoluzione e quindi far scomparire il potere degli ultra evoluti. Però in questo caso, se dovessero disattivare il potere degli ultra evoluti, inibire le loro potenzialità, potrebbero essere persone normali e vivere una vita lunga per quanto il loro corpo glielo consente. Fino alla vecchiaia, certo. Ma comunque, secondo incontro del torneo Ragnarok, eccolo qua. Ah, sì, tra l'altro, l'altra volta ho detto che avrei rimesso i Miximax, non posso rimetterli, perché il programma con cui potrei ipoteticamente modificare i giocatori non me lo consente, quindi niente. Eccolo qua, Gammon! Vai, narraci anche le gesta della Raymond durante questo episodio, questa partita. Ah, loro sono Fairune e Miximax con Big e non ho idea di chi sia l'altro. Macha, si chiama Macha? Ah, ok. Come ultimo giocatore però David Evans, perché manca un giocatore alla squadra, vuole che sia Zanark. Però vuole Zanark come giocatore, non come base per i Miximax. O meglio, Optim, vabbè, sì. Però non, ormai i nomi, come ho detto, non importa più. Però deve ancora tirare fuori il suo potenziale. Deve allenarsi ancora. Abbiamo però Coldstair come capitano, quindi questa partita potrebbe filare meglio di quanto io possa immaginare, no? Abbiamo Manny Savoy, che ha solo repulsione. Può usarla un po' di volte, ma la presa non è un granché. Cade dagli enti, va bene. Può usarla solo una volta, che bello. Abbiamo poi la Lynn Wildcat. Ok, foresta floreale, ok. Gimus, turbina rotante, armatura per sempre. Ah, wow. Abbiamo Dracon Yale. Ah, ok, esche ingannevoli. Un altro esche ingannevoli con Sean Bones. Macha Green. Ah, ok, interessante. Futuro negativo, può farlo una sola volta e poi se ne va. Però seduzione, questa vince tutti quanti gli scontri con i maschi. Doppia elica, va bene. Rod, doppia elica. Fei Miximax, futuro negativo. Una volta sola e poi ciao ciao. Apai. Apai. Esche ingannevoli. Però la fascino, vince contro le ragazze. È fattibile, eh? Stavolta ce lo sapevo. Partiamo col virtuoso? Come ce lo annullano? Ma che fai, gamma? Non prendo ordine da te. L'ultima volta che ho giocato ero posseduto da quelli dietro di Zark e nessuno ha visto di cosa sono capace. Ma quanto siamo ambiziosi, gamma? Vabbè, sì, ragazzi, noi dobbiamo vincere, non metterci in mostra. Ho detto. Cedere ai loro istinti primitivi e nella natura di questi esseri inferiori. Che differenza con la nostra agida perfezione. Peccato che poi, però, anche voi non è che siete tanto perfetti, Ah. God! Niente di più facile. Ma perché ha la voce di Goldie? Aveva la voce di Goldie. La protocollo Omega non collabora. Aspettiamo di vedere cosa accade prima. No, non accadrà nulla di buono. Però io avevo con lo spirito guerriero intanto. Ah, ma con Coldstair avevo rifatto il Miximax. Vabbè, non mi ricordo. Ma comunque, va bene. Almeno uno ce l'ho.
Oddio, Astaroth. Puzzone. Chi è che ha Astaroth? Ehi. Ah, portiere, ok. No, non capivo quale giocatore ce l'avesse. Portiere loro. Va bene. Andiamo avanti, tranquillo. Sfonda tutto. Sfonda tutto come il carro armato che sei. Bravissimo. Bravissimo che te ne prendi due con una volta sola. Però devi... ecco, bravo, avanza. Bravissimo che sei. Bravo, mi piaci tantissimo. Andiamo in mix, Max, per favore. Così siamo ancora più forti. Con Alicia. Ah, perché lei... ah, lei era... Zhuge Liang. Ok, sì, allora... lei è l'unica con cui ho potuto rifare i Miximax, quindi. Non mi ricordavo più. Va bene. Almeno uno ce l'abbiamo. Ma guarda quello dove si è messo a correre. Da centrocampo ha fatto uno sprint. Cielo e terra. Cannon di frammenti livello 2. Posso resistere però al tornado di fuoco? Posso, certo, perché devo vincere. Vai, Poseidone, armatura! E ora, cannonata di frammenti! ...104 con lo spirito non è indifferente. Non è indifferente, bisogna stare attenti a quello che si fa. È pronto a ripartire la carica, bello, grande. Guardalo, non si fa intimorire perché Optim è stato proprio spazzato via. E lui, colpo da maestro! Quando l'ha imparato colpo da maestro? Non mi ricordo più. Però ce l'ha nel muset, io lo prendo, eh. Ma guardalo. Che faina! È veloce come una faina infarinata. No? Dragone sorgente, gli ho messo le mosse di Zhuge Liang, ovviamente. Mi sta venendo in mente tutto quello che ho fatto. In realtà è un po' che non gioco, devo essere sincero. È un po' che non gioco. Quindi non mi ricordo tutto quanto quello che ho fatto. Quindi Dragone sorgente era di Alicia barra Zhuge Liang, quello che è. Prendimi un buon amico. Ok, let's go. E... ho fatto cannonata di frammenti prima, però cielo e terra con il Miximax. Fammi vedere che cosa sappiamo fare. Colpo critico! Let's go! Va bene. Per il momento si consuma ancora lo spirito guerriero. Ora, se riesco a rubare palla con Optim, manco per l'anticamera del cervello, succede. Fred Astaire, tu non ce l'hai? No, ti poteva avercelo. Evochiamo Amoret comunque lo stesso con Zanart. Ottimo, quello che è. Ah, fate la tattica speciale. Ci prendiamo un gol, mi sa. Ah no, il triangolaccio fate. Non è un problema, Cioè, attenzione, 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 attenzione. Che ruba, 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 ruba. Ah, ruba, 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 tutto ruba. Stangetong, bene. Ok, questi due devono fare un gol per forza. Sì, evocano lo spirito. Anime intrecciate degli amanti, dai tu. Anima intrecciata degli amanti 2. Tipo uno maschio e una femmina. Beh, per questo volevo fare il terzo gol, no? Ah, siamo all'intervallo, di già? È giunto il momento di giocarci il nostro asso nella manica, quale? Dopo aver effettuato un'analisi minuziosa sui dati di Mark Ivas, abbiamo progettato l'androide definitivo. Permettetemi di presentarvi Automark! Proprio lui. Piacere mio, mi chiamo Mark, giochiamo a calcio. Ma Automark, per costruire le progettisti della squadra perfetta si sono ispirati ai dati raccolti su Mark Ivas. È ancora un prototipo, ma dovrebbe essere in grado di mantenere la piena operatività almeno per un tempo. Allora, possiamo rubare palla? Molto divertente, ride bene, crede ultimo, questa palla è mia! Negativo, abbandonare la tua posizione lascerebbe scoperta la difesa, sarò io ad avanzare. Mister, voglio fare un cambio, 3 giocatori, è possibile? Dovrei passarti alcuni dati, quindi ascoltami con attenzione. Alfa da 38 a 48, beta da 30 a 52, da 45 a 50 gamma. E che cosa significa? Gradi? La longitudine? La latitudine? Macia però non ha più lo spirito. Ce l'ha solo... Fei. Che cosa è successo? Non che mi dispiaccia, anzi uno spirito guerriero in meno contro cui darsi da fare, quindi è meglio. Oh, allora, Zanark, quello lì, quello sopra, attento perché corre come un forsennato,
quindi ti consiglio di starci molto attento. Allora, potrebbe ancora recuperarmi perché il computer qui è rotto praticamente. Non è che hanno le ali e i piedi, hanno i razzi esplosivi. Guardalo, già mi ha raggiunto! Già mi ha raggiunto io ora? Vorrei chiedere una cosa, no? È possibile ingaggiare un avvocato solo per fare causa al level 5? Perché non è giusto quello che è successo. Io ho tirato in porta come faccio sempre. Ed è già la seconda volta che succede questo porcaio. Ovvero che la palla non va in porta, ma la passa a portiere. Viene passata a portiere. Perché? Vabbè, difendiamo ancora la palla. E a posto, si sblocca l'avanzamento. Oh, vediamo che succede ora. Sono i loro valori di velocità, quindi devi aumentare la loro velocità. Vai, virtuoso vulcanico, vai! Vai, grande, più forte, adesso tira! Comando di tiro 24, attacco Omega, oh, tutti e tre! Praticamente quello è l'album di Pink Floyd. Oh, Alpha, Beta e Gamma. Devo ammettere che Gamma con le fattezze di Ocus ci sta davvero bene. Però purtroppo è andato tutto quanto in un'altra direzione. E questo lo sappiamo. Allora, Zanark, abbiamo ancora palla? Ehi, sarebbe il caso di andare in armatura dopo questo scontro? No, perché inizio un po' a preoccuparmi, sai? Magari, ecco, dopo questo magari. Sì. Almeno proprio ce lo spolpiamo per bene questo spirito. L'unico problema è che tu non puoi andare in armatura, a quanto pare. Perché? Perché, Zanark, tu non puoi andare in armatura? Boh, io sto come un fesso, sono rimasto. Oddio, Baihu, che paura. Guarda un po' chi ti presento. Cartoncino! Ah, paura, paura, paura! Vabbè, sei un idiota. Lascia che te lo dica. Magari lo blocco. No, magari no. Cioè, io mo... No, pastelli super potenti, no. Vabbè, dai. Dai. Gli metto subito l'armatura, gli metto magari. Dai, c'avevo voglia di usarlo, dai. Oh no, pallone rotto, solo questo c'era rimasto. Ma cosa vuoi? Ma cosa vuoi? Oh, ma che vuoi? Oh, ma che voleva quello davanti alla porta? Oh, ma chi si pensa di essere? Oh! Ho detto che voglio spazzare la palla, quindi ok. Questo con gli occhiali, ma che vuole? Ma chi è sta gente? Ma chi li conosce? Ma chi l'ha chiamato a giocare? Vai, acrobazia acrobatica! È giusto? Ah, acrobazia robotica, vabbè. Sì. Un po'... Ecco, oh, dai, spazzala via! Oh, Zanark, allora... Abbiamo il Miximax con Quagmire. Non è Quagmire, ma ci sta. Ah, è vero, terracotta. Vabbè, però... Scansione digitale. Oh, basta che corri, eh. Basta che corri, va bene tutto. Quanto sta la partita? 15, oh cavolo, ancora ci manca. Un altro 58 ce lo posso mettere? Mi rimango a 90, ok. Dai, 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 più veloce che sai. Son pan di zenzero, acchiapparmi non potrai. Così non va bene. Vabbè, mo' gli faccio il cucchiaio. Questo si è finito lo spirito guerriero senza fare niente. Vabbè, lasciamo perdere il meglio, va. Vabbè, sto ruba palla. La cosa buona è che potrei ancora subire un gol e non me ne fregherebbe niente. Ok, tiro. Furia del vento e
fissione e fusione. Beta. È sempre una pippa sto tiro però, eh? Non cambia mai. Repulsione. E invece no, non repulsi niente. 5, a, 2, ehi! La vittoria sarà nostra! Sì, ente casca, ignorandella, su, fa la brava. Vabbè, dai però, su. Bene o male, il nostro l'abbiamo fatto. Colpo da maestro, non me lo ricordavo fosse così particolare. Bello! E immagino non si chiami colpo da maestro in giapponese, ma abbia un nome più altisonante, tipo demone delle paludi che sorge per colpirti con il suo raggio dalla bocca. Una cosa del genere, scritto con 3 caratteri tra l'altro. Eccola là, e mo abbiamo fatto la cacchiata. Coldstair! A buon rendere, eh! Però dai, non è male sta partita, dai! Ho dominato! I livelli mi hanno leggermente aiutato, visto che siamo pari, comunque. Ma perché l'avete passato a lui che non c'ha neanche lo spirito? Ah, foresta floreale proprio per farti... per sbeffeggiarti, va! Tu ti soffi i fiori negli occhi e diventi... No, non lo diventa, ma momentaneamente diventa non vedente. Ok. Dai è questo, con sti parrucchino. Vabbè, cioè c'avete l'armatura. Ci date le spallate con l'armatura addosso, vorrei ben vedere. E perché un po' sirena? Vai, Rodent, non ti facevo così uomo di cultura, eh? Hai capito, Rodent? Alla faccia! Rodent, bravo, vecchi, va! Bravo Rodent, mi piace il tuo modo di ragionare, ragazzo. Attacchiamo, vai. Lui va in armatura, potrebbe superarci, eh? Ma noi siamo di spirito forte, siamo degli uomini di cultura. Ah. Non siamo abbastanza acculturati a quanto pare. Alla prossima, dai, la prossima ci rifacciamo. Tranquillo poi lui, ovviamente, perché... No, poteva essere. Siamo un giocatore senza testa, Fei. Mi dispiace per te. Ti faccio mano dei pinguini, vai. Vediamo un po' se riusciamo. Dai. Era un valore pessimo. Era un valore pessimo. 149? Cos'era quella tecnica? Il software di Automark contiene dei dati molto speciali, quelli di ogni singola partita giocata dal vero Mark Evans. Il programma ha ritenuto che quella fusione di tecniche fosse la soluzione più potente ed efficace alla situazione di gioco. Dai, su, dai che ce la facciamo, dai! Grande, mamma mia! Finita! È finita! Ho vinto! Let's go! Certo, solo 3 giocatori salgono di livello, ma va bene. 52 mercuri, buono. Sirena. Ah, caffè e latte, buono. Piace caffè e latte. Più cappuccino e caffè e latte, ma non meno uguale. Sì, Game, l'abbiamo vinto, non c'è bisogno che ce lo dici. Ai ai, gli eventi hanno preso una brutta piega. Forse lasciare andare Xanark non è stata una grande idea dopo tutto. Vero, ma sì, me ne ha portato i fai dalla sua parte. Per uno che se ne va, un altro arriva, no? Li ruggisce. Ciò che è successo non mi preoccupa. Sia Xanark che Fei hanno il gene UE. Non dirla tutta, se hanno bisogno di uno di noi, la cosa non fa che provare la nostra superiorità. E nella prossima partita se ne accorgeranno. Loro hanno il gene UE, lo sanno perché hanno fatto degli studi sulle loro cellule. Sono estratti il sangue, non si sa come. E l'hanno poi lavorato al computer, perché vi ricordo che su di loro i proiettili rimbalzano. La saliva forse, può essere? Che te ne è sembrato? Sei soddisfatto adesso, nonno? Temo di no, figliolo. Non hai messo in mostra tutto il tuo potenziale. Non ti considererai titolare della mia squadra invincibile. Smettila di cercare scuse. Hai paura, non è così? Paura? Ho sentito male? O hai appena detto al grande Xanark Vadonich che hai paura? Non vuoi sprigionare tutta la tua forza perché temi di perdere di nuovo il controllo, come ti è già successo in Cina? Non puoi domare il potere assoluto, è selvaggio e brutale. Tuttavia, devi restare in sella mentre esplode. Quindi è come un toro scatenato. Sì, qualcosa del genere, ma non ci penserei troppo se fossi in te. Gestire quel potere richiede un livello di controllo sconfinato. Tu pensi che io non ce la possa fare? Ma, sì, forse. Sapevo che l'avresti detto, e va bene, nonno. Accetto la sfida.
Metti da parte la maglia numero 11. Me la vengo a prendere dopo aver domato il toro. E siamo arrivati alla finale! È l'ultima giornata del Ragnarok. La squadra invincibile dovrebbe essere pronta quindi per la terza e ultima giornata del Ragnarok. Beh, ad ogni modo amici, io vi ringrazio per aver seguito il video. Nel prossimo episodio di Inazuma Eleven affronteremo l'ultima fase del torneo Ragnarok e decideremo il destino dell'umanità. O almeno questo è quello che mi ricordo. Dovremmo affrontare la Lagoon, in teoria, ma non lo so. Comunque in descrizione trovate tutti quanti i link utili e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!